Benvenuti da Twinbush Germania dal 1997, il vostro specialista in fatto di attrezzature professionali per l'officina meccanica. Con la sede centrale dell'azienda in Germania e altre 9 filiali in 7 paesi, siamo uno dei produttori leader di piattaforme elevatrici per veicoli e di macchinari per l'equilibratura e il montaggio di pneumatici. Ciao, vi presentiamo gli attrezzi di climatizzazione TWAC300R e AC300YF da Twinbush. A seconda del modello, i dispositivi AC300 sono progettati per condizionatori con R134A o il refrigerante più recente HFO 1234YF. Il comando avviene tramite un intuitivo controllo a 4 pulsanti e un ampio display. Il dispositivo dispone di una database di veicoli completo e può essere gestito in modo completamente automatico. Ora vi mostreremo un ciclo di manutenzione completamente automatico con il TWAC300R. Leggere le istruzioni di sicurezza e indossare occhiali e guanti protettivi. Collegare i tubi flessibili ad alta e bassa pressione al sistema di condizionamento dell'aria della vettura. Quindi aprire le valvole sugli innesti rapidi. Ora selezioniamo i parametri del servizio utilizzando il database. Nel sottomenu database, prima selezioniamo la marca del veicolo e poi il modello del veicolo. Quindi arrivi direttamente nel menu di servizio. Qui puoi controllare i parametri impostati e regolarli di nuovo se necessario. Confermando la prima voce di menu si avvia automaticamente il processo di servizio. Aprire le valvole. Confermare l'apertura della valvola. Il recupero è in corso. Dopo il recupero, l'olio estratto viene separato. Quindi segui la fase del vuoto, ed in seguito il test del vuoto. Infine, segue il riempimento con refrigerante purificato ed olio fresco. Dopo il riempimento, le valvole sugli innesti rapidi devono essere chiuse per poter estrarre i residui di refrigerante dai tubi. Infine, richiudere le valvole sulla macchina. Poi i tubi possono essere rimossi. Se hai acquistato la stampante opzionale, puoi finalmente stampare un rapporto da manutenzione. Oltre alla modalità completamente automatica, c'è anche una modalità semi-automatica e la possibilità di eseguire tutti i sottomessaggi singolarmente. Selezioniamo la procedura manuale per andare direttamente al menu di servizio. Qui potremo quindi, come mostrato nell'ultima parte, avviare la modalità completamente automatica con i parametri già preselezionati. Ora passiamo attraverso i singoli passaggi di servizio fino al punto di riempimento dell'olio e lo impostiamo sul valore più basso. La linea orizzontale ci indica che siamo ora in modalità semi-automatica. Se iniziamo di nuovo la modalità automatica, la procedura sarà semi-automatica.
Dopo il completamento del recupero ed il test di sottovuoto, il processo viene interrotto e l'utente può determinare la quantità di olio da riempire in base all'olio di scarico recuperato. Successivamente, il processo continua come in un processo completamente automatico. Con il menu di servizio, che puoi raggiungere direttamente tramite la voce di menu procedura manuale, hai il pieno controllo sulla procedura di assistenza. Oltre ad avviare la modalità automatica o semi-automatica in base all'impostazione nel menu di riempimento dell'olio. È inoltre possibile eseguire tutti i passaggi di assistenza singolarmente e con impostazioni personalizzate. Se vuoi, vieni a trovarci in uno dei nostri punti di vendita e convinciti dei nostri prodotti.